Ciao a tutti ragazzi, buonasera e benvenuti a un nuovo episodio, anzi è un primo episodio di Lego Jurassic World. Sì! Da quanto tempo ragazzi, cioè da quanto tempo che non ci vediamo? Cioè io direi da un bel po'. Ho voluto cominciare questo nuovo gioco con voi perché nonostante io sia un appassionato sia di Lego sia di Jurassic Park, come non potevo non portare ciò, no? Poi siccome ho sentito pure che era bello, ma allora è... intanto stiamo guardando un bellissimo... fatto pian colpo, mannaggia te! Ecco, mo che sta succede? Ecco qua il cacciatore provetto. Oh no, una gabbia! Oh mio Dio! Come saranno i nostri eroi? Che c'è sta là dentro? Elettroscariche a massima potenza. Ah, proprio così, boom! Ma poraccio, lascialo finire la sua salsiccia. Ecco, adesso. Madonna mia. Allora, trasferimento dei raptor. Vediamo un po' cosa fa, va? Boom, ah ok. Cioè con Q è tipo... ah, perfetto. Devo raccogliere tutto ciò. Sì, qua se stanno tutti a beversi il caffè senza... pum, 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 pum. Oddio. Che facciamo così? No. Oddio. Aia. Mi scusi, permesso. Ho fatto un danno di già. R. Ah, qua si costruisce, ok. Vediamo un po'. Devi metterlo in moto con il pungolo elettrico. Devo metterlo in moto col pungolo elettrico. Sono qui per aiutare te. Premi. Tieni premuto F. Ok. Tieniamo premuto F. Come si fa a scegliere? No. Io voglio scegliere lui. Aspetta. Ah, ecco fatto. No, riprendi. Ecco fatto. E mo? Fammi spostare sto coso. Ecco fatto. Te, vai, R. Ah, devo tenere premuto. Ok, abbiamo azionato la scala. A proposito, non leccare le estremità di questi affari per nessun motivo. Intuisco già l'abbia fatto lui perché ha fatto il fuoco. Ciao bestiolino. Scariche a massima potenza. Ah, ok. Beh, R. A chi ha diventato la guida della gabbia? Quel velociraptor non si muove finché non la ripareremo. Allora, vediamo un po', seguiamo le tracce. Allora, sappiamo cosa fare se il velociraptor fugge. Scappiamo? Sì, molto dice di fuggire in alto, dove non può raggiungere. Ah. E usare le armi solo in casi estremi. Ok. C'è il piano. Però mica ricordavo che, cioè, negli altri Lego, nei videogiochi dei Lego, non è che parlavano, se non ricordavo male. Boom! Cecchino proprio Robin Hood mi fa un buff. Boom, madonna. Monta, 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 monta. Ecco fatto. Dai, spingi, spingi, bello, spingi, spingi. Che ti fanno certi bicipiti. Su, su. Ecco fatto. Allontanarsi. La scala della gabbia è inceppata. Che bello. Metti di nuovo il codice di sicurezza. Evviva la vita proprio. R. VSV. Fatto. 1, 2, 2, 3. Ecco la password. Tanto tan complicata. Allora, servi tu. Dai un po'. Vieni. Ecco fatto. Andiamo qui. No, prendiamo questo. Ecco fatto. Io sono manico di queste monetine. Cioè, non riesco a non lasciarmele. Ecco fatto. E mo? Dai, è stato tirato su. E mo te mangia. Alza, ciccione. Aia. Ecco. No. No.
Boom, boom. Ma che c'è? Una banana. Ma non ha senso. Addirittura. Ma per una salsiccia. Non capisco il motivo, cioè, di una salsiccia uccidere un dinosauro. Perché? Velociraptor. No, non me. Grant. Cos'ha la bicicletta? Magari uno degli altri siti ha trovato qualcosa. Vediamo un po', va? No, piccioncini lui. Pare piuttosto che Grant. Pare più Woody di Toy Story, cioè con questi vestiti un po'. Guarda. Ho un serpente nello stivale. Aiuto! Spaliamo un po' la merda. Dai, dai, sta la spalla, spalla, la cacca, sì, sì. Oh, ma insomma, era lì. Che è po, 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 la montiamo questo dinosauro che tanto ormai è facile. Boom! Sì, è in buone condizioni. Voglio un riconoscimento parziale. Praticamente mio. Che succede qua? Sono saltato in alto prendendo spazio, ok. F. Ah, ovviamente è lei, tipo. Ah! Oh oh oh, papapira papapa. Ricordate, mettiamo questo. I professori Sattler e Grant vogliono che scaviamo con attenzione questo fosso. Perché se no qui ci incavoliamo come una iena. E se ci incavoliamo come una iena, poi sono cazzi a Mario, ok? Buon, 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 vedete, vedete, finita la... Finita... Farete la fine di questi pezzi. Oh! Ecco! Monta, 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 monta. Boom! Oddio, mi scusi! Aiuto! Bam! Damn! Ok, costruisci, costruisci, costruisci. Ed ecco il terzo Velociraptor. Mo? Un artiglio retrattile di 15 cm molto affilato sul dito centrale. Oh, ah, ah. Artiglio Raptor sbloccato. Eccola, si è tagliato. Scemo! Professor Grant, professoressa Sattler. Ciao. Per un altro tentativo. Io li odio i computer. Il sentimento è reciproco. Bam, 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 bam. Boom, 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 boom. Vedi, stiamo distruggendo tutto un sito archeologico di 5 miliardi di dollari. Fai attenzione. Ah, sta tagliando. Sai, come si dice? Ah, ecco. Leva su dell'equipaggiamento delicato. Scusa. Evviva. Io ho capito che cosa ha di strano. Dovrebbe avere due ruote, non una sola. E un manubrio. Ecco perché sei caduto, Dave. Non c'era il manubrio. Ok. Ah, fa troppo paura. Paura, bello, paura, no, no. Cosa, niente qua? Ah, ok, serve quello lì. Vediamo un po' se cerchiamo, se riusciamo a trovare il manubrio delle ruote. Ecco, la ruota potremmo prenderla dal coso. Dal questo. Ecco qua, appunto. Yeah, yeah. Prendiamo il manubrio e andiamo là. Metti il manubrio. Ecco. Beh, fatto. Sì, sarebbe più sicuro. È davvero difficile. Prendi la ruota all'equilibrio. E metti R. Ecco fatto. Metti l'altra ruota. Fantastico. Yeah. Ora sembra la figura delle istruzioni. Vediamo questo. Ma che cavolo? Questo programma è evviva! Sembra un tacchino alto 1,80 m. Ma è una chitarra quella cosa. Ciao. E il vecchietto, come si chiama? Yahoo. Quello che c'è col bastone con l'ambra sopra. Come cavolo si chiama? Aia, aia, danni. Scendi da qua. Ora andiamo là sopra. Vieni, signora, venga, venga. Venga, venga, signora. Tiè, tiè. Boom, 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 boom. Abbiamo sbloccato un altro coso. Vero sopravvissuto. Oddio, no, scusa. Un danno. Andiamo per di qua e saliamo su. Pronto? Ma salve, signora.
Ciao vecchio, bella zio. No, sei versato. John Hammond. Una specie di riserva biologica. È spettacolare, non ho badato a spese. Le nostre attrazioni faranno impazzire i bambini. Che bello, ma ci ha messo le ossa di... Le lische di pesce. A firmare una perizia sul parco. Ma che cosa? Devi mettermi a galla. Che razza di parco è il suo? Infatti, cioè... Diciamo che è materia vostra. Vabbè, era... È plausibile cosa è, no? È inutile che dico, infatti, cosa stai dicendo, brutto vecchietto rimbecillito, no? E così voi due scavate dinosauri? No, ripariamo tubi. Ci proviamo. Sì, ho capito, zio. Avete l'abitudine al professor Malcolm. Soffre di un deplorevole eccesso di personalità. Ecco, specialmente appunto. Per un matematico. Causologo per l'esattezza. Va bene, se lo dice lei, causologo. Quanto mi piace sta canzone. Però lo avevo comprato, il gioco libro sbloccato. Ok. Andiamo un po'. 45, 6, 7, 8, 9, 50 mila. Dai. 49.930. Dai. Boom, vero sopravvissuto, baby. Mini kit. Alla Grant Montana. Risponditore di Jurassic Park. Muletto. Vabbè, salutiamo. Vero sopravvissuto. Bam! Livello completato. Bam! Continuiamo la storia. Ah, non ho trovato l'ambra, dannazione. Chissà dove stava. Isla Nublar, Jurassic Park. Jurassic Park, Jurassic World. Non pensavo ci fossero due modalità. È nuova questa. Allora, qui ci rivediamo. O andiamo a Jurassic World o andiamo a Jurassic Park. Io andrei, prima andrei a Jurassic World. E così, non lo so, perché mi ispira di più. Anche se Jurassic Park è figo. Boh, poi vediamo. Io posso dire tanto che l'episodio può finire qui. Ricordatevi di lasciare un bel pollice opponibile, commentare, condividere. Ci vediamo al prossimo appuntamento di Jurassic Adventure!